Vuoi uscire, figa, eh? Vedi di non fare del casino. Ciao amici, allora ci siete? Siamo alle 21 in punto. Ci siete ragazzi, ragazze? Allora, adesso mio marito deve aprire al cane, al gatto sul cane. Oggi è una giornata veramente. Allora, uno spettatori. Bene, siamo già in due. Oh no, no, no. Dice che... Ascolta, però a me qua di dietro, così come il diavolo che annuncia le anime, o ti metti seduto e ti comporti bene, se no te ne vai. Ecco, allora, ciao Cinzia, ciao Carla, benvenuti. Hai capito che mi dai fastidio di dietro come un fantasma? O prendi una seggiola o ti siedi o te ne vai da un'altra parte. Ecco, ciao Alessandro, ci siete allora, voi ci siete, io ci sono, noi ci siamo. Buona serata, come va ragazzi? State tutti bene? Ciao Giuseppe, ci sei anche tu? Benissimo, allora ragazzi, io non sono molto pettinata, è stata una giornata impegnativa. Ciao Ste, ci sono anche i bimbi? Sei fortissimo, Verace? Beh certo, Verace, sicuro, se per Verace intendi vera autentica è proprio così. Allora, sono un po'... Ciao bella coppia, dicono, quindi parlano anche con te, sai? Sì. Per fortuna che... chissà che sto pistolando. Stai pistolando, li ha attaccato adesso. Niente, sono Ma vabbè, devo attaccare una prolunga. Chissà che devo prolungare, lo sa so solo lui. Allora, Alessandro dice che ha visto i video di Bologna. Sì, oggi è stata una giornata veramente, veramente impegnativa sotto l'aspetto emotivo, perché ho fatto questa cosa per Bologna, perché ne abbiamo bisogno. Anzi, per favore, condividete. Più possibile, vediamo di mandarlo in giro più possibile. Se poi avete dei contatti all'estero, meglio ancora. È che la situazione, noi siamo gente laboriosa, tiriamo di lungo e cerchiamo di non gravare. Insomma, più siamo autosufficienti, meno graviamo sulla regione intera, meglio è, perché la Romagna ha tanto bisogno, ma noi anche abbiamo bisogno, cerchiamo di arrangiarci come possiamo. Allora, cosa abbiamo sfoderato? La bellezza di Bologna, perché chi è stato a Bologna la riconosco subito, se Bologna, io dico così, se vi ha dato qualcosa, siamo tanti, io dico 1 euro a testa, non facciamo tutto, perché ce ne vogliono tanti, però qualcosina, eh. Oh, guarda, è lì il video, eccolo, è lì. Ma perché gli fai così a tuo marito? Ah, ma cosa vuoi che ti dica? Sono qui, tanto che dico stai buono, dobbiamo andare in diretta, dobbiamo preparare. Se ti devo dire, adesso deve mettersi a pistolare con una prolunga, però cosa devo dire? Pazienza, va bene? Dalla Maremma a Grosseto sta piovendo. Allora, purtroppo mi sembra che in molti punti d'Italia stia piovendo. Qui da noi no. Oggi è stato un bel sole, un bel caldo. È stato un po' così, là c'era un po' di vento, anzi a me sembra che stasera, non so se sembra solo a me, mi sembra che sia anche un po' umido, però ciao da Ragusa e da Pescara. Bene, eccolo, vedi, eccolo, è arrivato. Hai finito con la prolunga? E Sì. cosa dovevi fare con la prolunga? Adesso. Cosa devo fare? Niente. Allora perché la toccavi adesso? Perché volevo che parlavi. Ah, vabbè. Ciao Bert, c'è anche il Bert, ciao Bert. Allora, torniamo ai nostri, ci sono anche i bimbi che hanno salutato con il Ciao, condottiere. bimbi. Ecco, allora, da Belvedere Baiocco, io da Ortona, ma volevo dire, da qualche parte d'Italia, credo che piova, hanno detto prima, Bert ti dice ciao. Ciao Bert. Ecco, allora, prima hanno detto che pioveva da qualche parte, ma mi sembra che non sarà l'unico punto in cui piove, perché ho visto le previsioni, o forse stamattina ho sentito a Radio Bruno, dicevano ciao nonni, dicono i bimbi, Ciao sai, i nostri bimbi. bimbi. Bella Ciao. giornata a Perugia. Cosa fa? Mi mangia anche le No, ciliegie? facevo vedere i bimbi. Non le sanno, erano con noi quando le hai prese. Sono le ciliegie che ha preso, ha raccolto il nonno lui, dall'albero di mio fratello. Allora io me le ero tenute qua che me le stavo mangiando, adesso è capace che me le mangia anche, va bene. Marilena, ciao. Miriam, ciao. A Casella il sole. Casella, dov'è Casella? Io penso che a Bologna ci sia stato sole dappertutto. Ecco, a Pescara, bello. Ciao Ale e Mario.
Bene, è Mario, forse marito, perché lui è Salvatore, non è Mario, però va bene, penso che volesse dire marito. Tutta la famiglia. Bene, allora speriamo che continui il sole e che si asciughi un pochino tutto, perché abbiamo ancora dell'umidità in giro, noi che ne abbiamo poca. Soprattutto da noi sono le frane che fanno. Bisogna spendere dei soldi per mettere a posto, perché altrimenti tutto il nostro bel Appennino rimane isolato. Ciao, Rachele ha appena finito di lavorare. Ma che lavoro fai, Rachele? Ciao da Parigi, ciao ragazzi, Monica. Ciao a tutti voi. Ma che lavoro fai? Perché è vero che, dunque, sono le 9 poco più. Per esempio, che lavoro ai supermercati ancora là. Ah, va bene. Ciao da Romania, ciao. Buona serata e buonanotte. Va bene, stanno passando veloci. Quando passano molto veloci, non faccio in tempo a leggere tutti, eh? A Bari una bella serata, va bene. Allora, cosa c'è da dire? Niente, le mostrare il diabete all'Antonella, va bene, l'Antonella è malata, ho visto che Antonella è malata, però non credo che sarà una cosa grave, visto che non ha neanche letto il messaggio perché non ha il bafo blu, ma vedrai che è una roccia, quella è una roccia, si rimette immediatamente, penso che sia poco. Ci sono, ciao Silvana, eccoci, ci siamo già tutti. A Monte Renzio ha piovuto, allora vedi che la collina di Bologna ha avuto la pioggia. Mi sembrava che ci fosse l'aria di umidità. Da Napoli invece è bello, Verona ci salutano, quindi a Monte Renzio, però dice che adesso è già tornato il sole. Da Verona, benissimo, ciao, vi saluto, un abbraccio da Rimini, come va lì ragazzi? Raganas, porca miseria, siete tutti pronti? Mi raccomando, andiamo tutti in Romagna, perché sono tutti pronti ad aspettare noi. Ciao da Ferrara, anche voi avete il po' che ogni tanto fa. Cosa ti mangiano i miei? Non Malanza, non mangiarmi c'è le niente di normale. ciliegie. Allora cosa hai da dire? Vediamo. Da Sperlinga, da Malta, e dov'è anche Sperlinga? Mettetemi qualche dato in più che si possa capire, perché così, allora, Besozzo, provincia di Varese, sole, bene. Allora, al momento la pioggia era solamente la prima, che non mi ricordo più che paese fosse, te lo ricordi tu? No. Ciao dalle Marche, e nelle Marche speriamo che ci sia il A sole. A Monte Monte Renzio, ma prima di Monte Renzio ce n'è stato un altro che ha detto che pioveva. Va bene, Reggio Emilia sole 28 gradi, come a Bologna allora, che da noi un caldo matto. Sono andata via in autobus perché sono andata in centro a fare la mia visita di controllo, va tutto benissimo, ma ho patito un caldo. All'andata c'era già l'aria condizionata in autobus accesa. Buona serata da Caorle. Grazie che ci segui sempre Milena. Al ritorno ci ho fatto talmente presto che non me ne sono accorta. Provincia di PV, PV cos'è? Padova? Sole? PV è Padova, vero? No, 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 Pavia forse. Pavia. Padova Vai deve essere allora, a PD. Piacenza caldo e umido, dice Alessandro, come qua prima, adesso si sta molto meglio. Un saluto dalla Liguria e in Trentino variabile. Beh. Insomma, è un po' così. Comunque, male male, non è da casa massima. Finalmente il sole a Bari. Bene, Alessandra, bel tempo. Chi è questo? Marta. Poi ciao da Cantù, provincia di Como. Da Sant'Antico è l'unico che mi ricordo, me l'hai detto l'altra volta. È un'isoletta. Un abbraccio da Bari, la Calabria. Comunque mi sembra di capire che in Italia siamo stati tutti abbastanza bene. Anche la Calabria, nessuno sta dicendo che è andata male, e allora vuol dire che tutto sommato è stata una buona giornata. Bene, noi oggi abbiamo fatto questa cosa, abbiamo messo fuori il video e quindi abbiamo lavorato molto per mandarlo agli amici, farcelo condividere, fare tutta questa cosa. Emotivamente devo dire è una fatica, più che fare un matrimonio è stato. Va bene. Qui chi dice un bel piatto di orecchiette, vabbè, averle adesso quando vado giù, la Maria Grazia, la Mary Grace, come dice mia figlia, le fa tutti gli anni, io le faccio i tortelloni e lei fa le orecchiette, perché lei è pugliese. E facciamo uno scambio culturale, ci troviamo giù a Ponte Sasso. Saluti da Bulagna, va bene, saluto anche a me, caro. Ciao carissima, da Finale Emilia. Bene, allora, le orecchiette ce le faremo, ma sapete che stavamo ragionando con i nostri allievi canadesi, dice quanti tipi di pasta tipica ci sono in Italia? Ma troppe, tante mi sembra. Credo che ogni quartiere, ogni
paesino abbia il suo prodotto, eh? Dovremmo fare una lista, dicendo paese per paese qual è la pasta tipica, perché va bene, le tagliatelle, la sfoglia è emiliana, ma anche all'interno dell'Emilia ci sono tanti formati di pasta, seppur sempre di sfoglia. In Romagna già ce ne hanno diversi. Allora, saluti dal Brasile. Opla! Bella la bandiera del Brasile e anche il cuore. Bene. Ciao Maria, do Brasile. E dicevo, sarebbe bello scriverci queste cose, anzi se le vogliamo mettere giù, perché le orecchiette lo sappiamo tutti, sono pugliesi, ma non hanno solo le orecchiette, perché mi ricordo che la Mary Grace fa anche un altro tipo di pasta, sempre fatta a mano, non è come un'orecchietta, ma è tutto un po' arrotolata. A Sardegna gnocchi, ma gnocchi di cosa? Di patata? Cappelletti dice, ma devi dire cappelletti di dove? I cappelletti in Romagna li fanno tanti, li fanno in molti modi. E sono diverse perché io ho delle ricette che mi hanno dato di solo formaggio, delle ricette con formaggio e mortadella, delle ricette con formaggio e un po' di carne. C'è da dire che c'è un mondo, di cappelletti. Bisognerebbe sapere perché in ogni, facciamo la storia della piadina, che da Rimini a Riccione fanno, si dà delle legnate a momenti, perché aspetta che se no non si vede niente di come si deve vedere. Vediamo, no, ma forse Gira si verso vede le mie bene. lenticchie. No, non ti giro verso di te, non ti giro proprio, vedo, ma Ma la gente se non mi vede soffre. se soffro io che ti vedo, insomma. Gli strascinati a Pescara fa molto caldo, da noi saluti dalla Sicilia, va bene, ciao ragazzi. Mettiamoci questa cosa, scrivetele che poi faccio così, vi leggo, prendo tutti gli appunti e ragioniamo un pochino, cerchiamo di vedere quanti sono i tipi di pasta, perché è bello, da noi viene tanta gente dall'estero e tante volte si fanno... Qui stelle inviate 50, Maria, ma grazie, ma che carina che sei, è stata molto gentile. Ha mandato 50 stelline la Maria. Sono cosa valgono? Non lo so, l'affetto tanto, Ah, penso, però lei paga, penso, per mandarle, sai? sì? Credo di sì, non lo so, perché Proprio non di sono sì. molto pratica, però la Stefi mi dice sempre, quando per caso manda delle stelle, ringrazia perché ecco tuo Grazie, marito, grazie. dicono qua. Notte, c'è qualcuno che va, c'è l'uomo di Serenella, cosa devo dire? Una scuola di pasticceria, sono autodidatta con il cake design e non solo. Ah, Rachele, allora io non so, penso che alle Tuala, a Chioggia ci sia ancora, è stata la prima scuola di pasticceria che io ho conosciuto. Che io ho conosciuto una scuola di rifinitura per i pasticceri, ma anche Salderiso so che fa scuola di pasticceria e non sarà l'unico, c'è Castagna che fa cioccolateria, ce ne sono tanti. Fatte tardi, dice Giusa, porca miseria, la miseria porca per forza, guarda, lì hai ragionissima. Sabina dice buonissima serata, ebbene, allora niente, dicevo che di scuole di pasticceria ce ne saranno diverse, anche Montersino fa la scuola di pasticceria, tu guarda, metti su Google, mi ha insegnato Ulisse, dice, tu vai su Google e gli chiedi, Google ti dice tutti, ecco Sardegna, gnocchi di semola, in Lombardia è scappata qui, siete belli vedervi insieme, hai visto? Ho detto con noi, Grazie, grazie. Grazie Carmela, grazie. Va bene. Allora, a Bologna, cioè a Bologna non credo. Bisognerebbe chiedere a Gino Fabbri se fa. Bisogna che tu chieda alla caramella. Grazie Giuse, ci dicono buona serata con tutto il cuore. Allora, a Bologna io penso a Gino Fabbri perché è pasticcere. Più bravo che abbiamo, credo che farà qualcosa, sai, bisogna sentire a lui ha la caramella, se sei di Bologna lo sai dove lo trovi, chi fa i macaroon, che fanno nel Moicani, pasta fresca, se vuoi ti mando la ricetta, certo, è questo che stiamo dicendo, a Imola fanno i garganelli, va bene, quelli li conoscevo, ma anche lì c'è un mondo, perché chi li fa piccoli, stretti, stretti, chi li fa un po' più grandi, saluti da Sciacca, la nostra bella Sicilia, la tua bella Sicilia, Sì. cosa fai, dormi? E No. cosa fai, che poi oggi cosa fai? Toscana pappardelle, tu che pasta hai, che cosa faceva donna Callì di pasta? Pasta con le fave, buonissima. Sì, ma che tipo di La pasta pasta? e faceva la pasta con i finocchi, Sì, ma che la tipo? Sempre mollica. pasta secca? Sì, pasta
Pasta secca. Io so che aveva anche il torchio perché me l'ha regalato a me il suo torchio. Ah, sì, lo faceva quella. Adesso mi ricordo, oh, mamma mia. Pasta con l'origa che era buonissima. Tuo amico di Pesce, siamo arrivati a 28 gradi. Ah, però, Salso Maggiore, povero Pesce, che caldo che avrà anche lui, eh. Come state? Spero tutto ok. Quando andavi Antonella? Va bene, ancora siamo qui. Grazie Alessandra, pappardelle con il cinghiale, le pappardelle sono un altro tipo di... Io credo che fra le altre cose le pappardelle le facciamo diverse noi dai toscani, anche se le facciamo tutti e due. A Piacenza i pisarei, la ricetta di Daniele e Nicoletta Persegani, è vero Alessandra, i pisarei, eccolo. Ma si fanno i capunstri a Goito, MN, si fanno i capunstri, MN Mantova può essere? Ho la pagina su Instagram, la mostarda, mi diverto un po' a mettere quello che cucino. Ah, va bene, andremo a vedere, andiamola a vedere questa pagina della Nina, eh? I maccheroni fatti in casa, ecco, sono quelli che faceva Giuse, sono quelli che faceva mia suocera, me l'ha regalato, l'ho ereditato quando era ancora viva, in realtà me l'ha regalato di cuore, un torchietto a mano e si gira, girava, giri, giri, vengono fuori, cioè loro fanno una semola buonissima, soprattutto al paese di mia suocera, di mio marito Leonforte. E faceva questi sorta di maccheroni, erano maccheroni, e attrapano le busciate fresche. Tu conosci le busciate, hai mai sentito? Ma guarda te, e cosa sono queste busciate? I pici in Toscana, i pici li conosco perché li ha fatti una volta la Luisanna, però sarebbe bello che mandaste la ricetta. Mettila come vuoi, ma la pasta è sempre buona. È vero, però è una curiosità. Noi la diamo per scontata, ragazzi, ma dall'altra parte del mondo per questa pasta fanno tanti, tanti viaggi, tanti. Allora, qua dice passatelli in brodo, strozzapreti con panna, prosciutto e piselli. Anche questa è un'altra versione. Io ho sempre mangiato in brodo, ma lo so che li fanno anche asciutti. I quadrupedi con lo squacquerone. Cosa sono i quadrupedi? Parmigiano? E mio figlio è... Non potresti mandarmi, Alessandra, la ricetta? Mandatemi le ricette, per favore, così ci confrontiamo. Magari qualcuno, se riesco, la provo e vi faccio vedere com'è venuta. Tanto per le busiate chiedi a Natale Giunta. Va bene, glielo chiedo a Natale, anche se ha sempre tanto da fare, a me risponde sempre. Hai la guardia del corpo, ecco, sei te. Sì, Un abbraccio, va bene caro, un abbraccio anche a te. I quadretti, buoni quadretti in brodo, i parpadellini. A Treviso, sì che ci sono stata, avevo una zia di Treviso, ce l'ho ancora la zia di Treviso, è originaria di Treviso, ha sposato mio zio bolognese, ma ho conosciuto anche i suoi genitori, poi una volta ci sono stata. Te ci sei mai stata a Treviso? No. Ah, io che ci andiamo a questo piccola. Punto, Vabbè, dovremmo andare in tante di quelle volte, in quei posti, vorrei andare in tanti posti, non andiamo mai, tempo. Non andiamo mai da nessuna parte noi. Per Com'è? Colpa tua, perché sei impegnata. Per colpa mia. Io la macchina ce l'ho. È perché non prendiamo e partiamo allora, una volta partiamo, dobbiamo andare giù in Sicilia, dobbiamo andare a Treviso, dobbiamo andare in tanti posti, non facciamo mai niente. Va bene, adoro la sfoglia anche io, devi sapere che anche oggi, quando era tantissimo che non lo facevo, quando sono un po' alterata, che mi girano un po' le scatole, impasto e tiro una sfoglia, e oggi ho proprio fatto così, ho impastato e tirato una sfoglia, infatti dopo va tutto molto meglio. Bene, Patrizia, anche a te buona serata, e come posso dire? Vi dico che lo sapete, non so se l'abbiamo detto, la zuppiera misteriosa ha finito il suo corso, quindi non ci sarà la zuppiera misteriosa, ci sarà il nuovo palinsesto, come dice Ruggero, quello di giugno, ancora orecchiette... Povero l'acqua cotta, perché l'acqua cotta l'ho vista, ma non era toscana quando l'ho fatta io. Va bene, mandatemi per favore qualche appuntino, poi io mi vado a documentare e vediamo se possiamo parlare di queste cose. Allora, vi dicevo, non ci sarà la zuppiera misteriosa, quindi non c'è l'argomento della settimana, ma ci divertiremo lo stesso. Venerdì non ci sarà neanche la ricetta in diretta perché è festa, è il 2 di giugno, è festa della Repubblica, è festa, io non credo che questa settimana ci sarà un'altra diretta, ma non lo so perché non ho capito, lo dico che oggi è una giornata
strana, emotivamente sono provata, va bene? Le seguo quando posso, mi piacerebbe venire da voi per diventare una sfoglina. Ma Alessandra, ma vieni, no? Dice Alessandro, vedi, quando è alterato fa il ragù, non ho bisogno che ci vediamo, gli faccio della sfoglia, te fai del ragù, facciamo delle tagliatelle a baluse, come si dice, va bene. Allora, buonasera dalla Puglia, panzanella, anche questa io l'ho vista fare, però la ricetta non ce l'ho, sarebbe bella, sono tutte cose belle. Scrivete che io poi leggo e poi vediamo di fare che cosa ho raccolto, così quando ci rivediamo. Comunque voi tanto sapete, vi arriva la notifica, ciao dalla Puglia, ciao dal Belgio, vi arriva la notifica di quando vado in diretta. Io credo questa settimana che non so se giovedì ci sarà qualcosa, lo impariamo, perché ve lo saprò dire. C'è la notifica, lo diciamo per tempo, voi state attenti, state in campana, come si suol dire, così io, però io devo trovare anche il sistema, perché questa videocamera va, guardi quello che dico io, come posso dire, va bene, non si vede, sembro senza mani. Va bene, la festa del 2 giugno è sabato, e allora venerdì, perché noi... No, secondo me è venerdì la festa. Venerdì è festa e sabato noi facciamo il ponte. Ti stai, Pepuccia, mi sembra che tu ti sia sbagliata. Va bene, dalla Toscana mi manda la ricetta. Bene, grazie, si vede benissimo, mi dicono. No, va bene, allora forse sul mio PC sarà un po' infarinato, un po' fatto, va bene. Allora... Quando sono mossa impasto, vedi, anche io faccio così, impasto e tiro, anche perché quando tiri devi pensare a quello che fai. È venerdì il 2 giugno, vedi? Il 2 giugno è venerdì, avevamo detto giusto prima. Bene ragazzi, vi saluto, vi faccio il mio pensierino della sera, che questa volta prende dalla dichiarazione dei diritti dei maschi, perché l'altra volta ho fatto la femmina, abbiamo fatto l'articolo 2, adesso faremo l'articolo 3. Ecco qua, dice, allora, i maschi come le femmine hanno diritto di giocare con le bambole, con le pentoline, a mamma e papà, all'elastico e alla campana, capito? Questa è la carta dei diritti dei maschi. Con questo vi saluto, vi do la buonanotte, ciao Cinzia, ciao Rosanna, ciao cari, ciao a tutti, ciao Alessandra, anche a te Salvatore, Alessandro, anche a te stanno dicendo buonasera. Ciao, grazie, buona serata. Bene, festa universale il 3 giugno, mi è scappato, dopo lo leggo, vi avviso. Vi saluto tanto, ci vediamo presto, 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 mi raccomando, aiutatemi per Bologna. Grazie, ciao ragazzi e ragazze. Ecco, allora, termina il video in diretta, annulla, termina.